come lo ribadisco, anche se qualcuno ha un po' frainteso le mie dichiarazioni. L'intero 118 pugliese era basato su un volontariato, diciamo tra virgolette, un po' forzato, che ovviamente in alcuni casi certamente aveva anche la sua formale legalità, ma non era giusto comunque, perché è un servizio essenziale, è la principale porta di entrata nel sistema sanitario. Non era corretto che questo livello non avesse un tasso di professionalità e di sicurezza nel lavoro uguale a quello di qualunque altro sanitario in qualunque altro settore. Che l'internalizzazione del 118 dentro Sanità Service ha consentito a tutte queste famiglie di vivere normalmente una dimensione professionale molto complessa e a grandissimo stress, potendo ottenere mutui bancari, potendo affittare case, potendo vivere normalmente. Colpo secco. Bene. A noi questa operazione è costata 40 milioni di euro in più, dare sicurezza e professionalità al 118, però era una cosa giusta. E non si risparmia sulla pelle dei pazienti e di chi deve rischiare alle volte la vita per correre a soccorrere il prossimo. Le misericordie mi faranno la cortesia di accettare l'idea che la Puglia abbia deciso che il 118 non poteva essere nelle mani di un sistema di volontariato, per quanto nobile e importante. Il volontariato ha altri scopi, comprendo anche che questo ha cambiato l'assetto, perché adesso la Puglia ha ambulanze modernissime di proprietà nostra in tutta la regione, e questo evidentemente sottrae a queste organizzazioni, sia pure meritevoli, spazi e ruoli. Lo riotterranno nel cosiddetto trasporto secondario, significa nel trasporto dopo il ricovero, quando bisogna spostare un paziente da una parte all'altra, avremo certamente bisogno del loro aiuto. Il 118 stabilizza il paziente a rischio di morte rapida. Questo è la sua funzione principale. Poi serve anche al resto, ci mancherebbe. Queste ambulanze hanno sistemi rianimatori paragonabili a quelli di una sala di rianimazione, e con l'aiuto delle centrali, che verranno peraltro a brevissimo ulteriormente rafforzate e ristrutturate, andranno a prendere il paziente giusto, con l'equipaggio giusto, con la macchina giusta, perché chiaramente le ambulanze non sono tutte uguali, hanno anche particolarità che man mano verranno seguite e realizzate. Quindi io sono contento e convinto della giustezza di quello che abbiamo fatto. Da 12 anni stiamo cercando di creare in Italia la figura dell'autista soccorritore, che è un cardine della risposta istituzionale del sistema 118. Oggi la Puglia, grazie al suo presidente, inaugura un modello riconoscendo dignità agli autisti soccorritori e garantendo un contratto a tempo indeterminato che li premia dell'impegno incessante di una vita dedicata e spesa a salvare le vite. Quindi il modello Puglia, anche per i criteri della concezione organizzativa, si pone autorevolmente, dati alla mano, per diventare una base formidabile per una riforma legislativa del sistema di emergenza territoriale a livello nazionale. Il raggiungimento di un traguardo inseguito da tempo, tanti anni di sacrifici, tanti anni di speranza di poter avere una stabilità. Ora tocca a noi continuare a dimostrare la nostra professionalità, la nostra dedizione a questo mestiere, ringraziando chi è stato, diciamo, artefice e protagonista di questa bellissima giornata. Un sogno che si realizza, dettato da tanti anni di sacrificio, portato avanti un servizio con onore e rispetto, e finalmente questo è il ringraziamento per tutti noi. È una bella festa dopo tanti anni, diciamo, di volontariato per tanti operatori senza avere un contratto stabile. Adesso festeggiare questo nuovo inizio, ovviamente anche migliorando il servizio del 118. È un grandissimo obiettivo raggiunto, finalmente, dopo veramente tanto e tanto sudore ce l'abbiamo fatto. Si lavorerà anche meglio, anche forse più di prima, e con tanta tanta volontà e forza, sempre per il cittadino.